Guardate, anch'io posso diventare invisibile. 3, 2, 1. Avete visto? Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale Future Channel. Sono Maga, oggi in solitaria per consigliarvi un fumetto della donna invisibile. Ma voi dovete condividere, mi piacere e commentare. Questo fumetto a me è piaciuto tantissimo, ma sono anche molto gasato per i due artisti che hanno lavorato per realizzare questo volume. Mark Waid è uno dei più bravi, mi piace tantissimo e non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Ma l'altro è Mattia De Iulis, orgoglio italiano, che disegna in maniera eccezionale. Metto subito lo sfoglio perché se lo merita. I disegni di Mattia sono qualcosa di magnifico. Sembrano reali, sono per carità, possono piacere come no i disegni più realistici, digitali, eccetera, ma lui secondo me è uno dei più bravi a realizzarli. Fa una donna invisibile, Susan Storm, veramente eccezionale, mi piace tantissimo, è sensuale, è bella, i colori sono fatti bene, le ombre sono fatte da Dio e avercene veramente di disegnatori del genere. È un orgoglio italiano, spero di averlo in negozio presto e questo è un invito ufficiale a Mattia. Esatto. Detto questo, la storia mi è piaciuta parecchio. Complici, un titolo molto semplice che va un po' a scavare nel passato della nostra supereroina. Noi tutti la conosciamo come membro dei Fantastici 4, quindi come spalla di suo marito, Mr. Fantastic, con la cosa, la torcia umana, eccetera. Però, storia in solitaria. Sue non ce ne sono poi così tante e bisogna dire che sinceramente mancavano perché è molto profondo come personaggio, i suoi superpoteri sono bellissimi, lei non diventa solo invisibile, è una cosa che ogni tanto spiego anche in negozio, lei crea dei campi di forza e ovviamente fa diventare invisibili anche le cose, anche a distanza, insomma fa veramente tante cose che obiettivamente se uno non lo legge come personaggio e non ha un minimo di conoscenza, può tranquillamente dire è una donna che diventa invisibile, fine. No, è sbagliatissimo. Lei ha un passato anche come spia che ritorna in questo volume. Ha un passato che piano piano verrà svelato e verrà ampliato perché ci sono dei problemi con una nazione non americana, questa Moravia che ha preso degli ostaggi americani e chiedono a lei un consiglio perché è in mezzo un suo vecchio conoscente di quando era una spia. Questo agente Aidan, che lei dice almeno apparentemente di conoscere molto bene, poi ovviamente durante la storia verranno sviluppate anche le vicende, anche il rapporto da questi personaggi, e la porteranno in giro per il mondo a trovare indizi per riuscire a salvare questi ragazzi. Ovviamente chi è la spia più famosa dell'universo Marvel? La Vedova Nera, e la troveremo anche all'interno di questo volume e la tratterà anche, tra virgolette, con sufficienza, come non fosse un personaggio adeguato al ruolo che l'hanno messa all'interno di questo volume. Quindi mi è piaciuto molto sia a livello caratteriale la donna invisibile, sia a livello anche di storia e anche a livello di narrazione. Mi è piaciuto tutto. È secondo me un buon modo per iniziare a leggere un personaggio molto borderline a livello di storia solitaria in Italia, specialmente perché i Fantastici 4 sì, sono conosciuti, ma non sono i più conosciuti, almeno attualmente, per quanto riguarda il mondo Marvel. E una storia del genere, secondo me, fa bene a tutti e è semplice. È bella, semplice, lineare e potete leggerla senza dover leggere volumi sopra volumi o seguire la continuity in maniera assidua. Dategli una chance, mi raccomando. Io ho finito il mio video, ho finito il mio consiglio. Voi dovete, come sempre, iscrivervi al canale, attivate la nostra campanellina, nella descrizione del filmato c'è tutto anche per acquistare il volume e supportarci attivamente. Vi saluta anche Dalma e ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi! Hashtag io sono virtuale e leggete i fumetti.